E allora ho detto a Cem, o è per sempre oppure niente. Lui mi ha guardato come un idiota. Non è amore, mi sembra chiaro. Eh già, hai detto a Lena che lui non la vuole. Poverina, chissà come ha reagito. Non mi vuole, perché? Bene, il suo cuoricino di carotina si spezzerebbe se scoprisse che Cem, dopo averla sedotta, continuava a vedersi con altre e a farci cose. Oh, che bella idea, che hai dei teenager e dell'amore eterno. Davvero molto realistica. Risparmiami la lezione, io preservo mia figlia dall'infelicità. Tu ne sai qualcosa, mi pare. Holger mi ha preso in giro, Mattias mi ha scaricata, Tobias era solo un traditore. Si chiamava Thomas. Chiamali con dei numeri, è più facile distinguerli. Perché ti ostini con questa favola dell'eterno amore? Questa è la prima volta dopo Marcus che hai un uomo che ti sopporta, lo sai, no? È prima della no. No. No, cioè, no, non credevole questo dolce, non c'è che dire, davvero. No, se non altro risparmio così a Lena dei gravi e profondi complessi. Mamma, esattamente perché Cem non voleva? Sì, Doris, esattamente perché Cem non voleva? Vedi, carotina, tu sei una normale ragazza come si deve e sappiamo che un ragazzo come Cem preferisce ronzare intorno a delle ragazze che hanno un atteggiamento più da... Più spregiudicato? Più esuberante. Cioè, vuoi dire che sono troppo normale? No, io veramente... Perché io sono noiosa? Io sono noiosa! Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. E Doris allora mi fa, vorresti per sempre con Lena o qualcosa in lei si romperà? Cioè, mi stai dicendo che sarebbe una di quelle cose per sempre? Wow! Ma si può stare per sempre con la stessa ragazza? No, negativo! Fiori li ho già scelti. Vi ho prenotato un tavolo all'event. Qui c'è l'indirizzo e il conto. I menù li ho provati tutti. Tutti. Ah, li hai provati tutti. Che altruismo. Per il noleggio dell'auto sono ancora in forse. A lui su, l'hai già chiesto? Questa storia della tradizione non si potrebbe alleggerire un po'? Se devo consentire il matrimonio, allora le tradizioni saranno rispettate. Anaden me? Salgo su, nonno! Scusa, il calzascarpe dov'è? Non lo so, chiedilo a Cem. Mi pare che ne abbiate di segreti voi due. La storia della prima volta te l'ho detta perché credevo ti facesse felice. Niente affatto, avresti dovuto tenertela per te. Senti, mi spieghi perché sei così acida? Non sono acida, mi chiedo solo quanti altri segreti tu mi nasconda. Questa è Gabi. E chi è Gabi? Buongiorno, commissario Ashturk, andiamo? C'è un sacco di gente fuori che aspetta di finire dentro. Baba, non volevi far vedere dove lavori al nonno? Donne in uniforme. Cosa vogliono compensare? È meglio non saperlo. Lena? È tutto ok. È solo che non sono riuscita a trascinarmi fino al letto. Io superavo le fasi della separazione distruggendo tutte le reliquie. Magliette, cassette, foto... Hai distrutto la mia foto, mamma! Caccia via Cem dal tuo cuore prima che combini ulteriori danni. Mio caro Herman, avrei una domanda molto importante da farti. Non ce l'hai una vera rivoltella? Non riguarda solo Doris e me, ma anche e soprattutto te. È lei che ha organizzato tutto? Indirettamente. È nel suo stile, senza spina dorsale. La mia risposta in ogni caso è no. Non ho nemmeno fatto la domanda. Nessuno mi schiaffa in una casa di riposo. Oh, insomma, Ermi, voglio solo chiederti la mano di tua figlia.
Metti. E così Diana ti ha conquistato il cuore. Che cosa? No! Doris! Doris? Beh, tanti auguri e fatti fare per tempo le ricevute per tutte le spese, per gli anelli e tutto quanto. Cioè? Perché lei tanto si darà alla fuga comunque. Doris non ti ha raccontato niente, vero? Però la sua valigetta d'emergenza, quella la conosci, no? Quale valigetta? Aveva appena 7 anni e già ce l'aveva. Papà, io vado via per sempre, aveva detto. Dentro c'era tutto quello che le serviva. Marcus, il suo amichetto esploratore, aveva escogitato di tutto e di più. Tipo dei pigmei che intonavano il canto della danza della fertilità usando come tantanni i fusti dell'olio. Tutto inutile. Lei ha detto di no ed è fuggita con la sua valigetta. Ma io non le ho mai vista nessuna valigetta. Questo lo buttiamo nell'immondizia. Ti preparo qualcosa da mangiare? Credevo che tu volessi farmi sentire meglio. Stai facendo pulizia? Tieni. Le ho trovate nel mio armadio. Sono tue. E le ho messe una volta solamente. Ognuno getta nel cassonetto gli errori suoi. Se vuoi stare insieme a Lena, voglio sentirti promettere che non la lascerai mai. Ciao, con tutti questi marmocchi ci serve più spazio. Quando è che ti decidi a falsificare la maturità? Come portiere non guadagni niente, Jenny. I tuoi figli hanno fame. Se sono noiosa, anche solo il fatto che ho i capelli rossi vuol dire che sono estremamente eccitante. C'è Mastia Urk! Che c'è? Tutti i pirati che hanno fame sono attesi in Cambusa. La cena. Mamma è a casa. Bentornato, coniglietto uno. Yagbur, dai una mano a mio padre, se no col bastone mi graffia di nuovo tutto il parquet. Che cos'hai lì? Hai rubato qualcosa? No. Amata Doris, hai di nuovo la valigetta pronta. Credevo che con me sarebbe stato diverso. Io voglio solo costruire una famiglia. È per questo che mi hai dato della scimmia in gabbia? Torna. Mi sforzerò di non rendere la tua vita una prigione. Tuo, Marcus. P.S. Ho ancora la ricevuta del braccialetto di corallo che volevo regalarti per il fidanzamento. Oggi è la serata del cinema. Mi andrebbe un bel film in cui gli americani ce le suonano. Sai, sarebbe carino se di tanto in tanto ognuno si prendesse anche il proprio spazio. Ah.
Cioè, dico, per non starci continuamente addosso. Sei tu che hai voluto che mangiassimo sempre tutti insieme? Sì, ma senza per questo doverci ingabbiare. Non so, come delle scimmie. Va bene, allora... creiamo la giornata dell'individualità. Il tempo per se stessi è una cosa importante, almeno non ti annoi. Ragazzi, che schifo! No, quale schifo? È semplicemente una cosa diversa. In pochi sanno quanto mi piace il piccante. Ups! Perfetto, possiamo cominciare oggi. Vuoi dire che hai già dei programmi? Qualche piccola follia io la faccio sempre. Forse con un paio di colleghi. E come si trova quella Gabi lì con voi? Siete tutti quanti uomini o sbaglio? Beh, direi che va d'accordo con gli uomini. Anche io mi trovo bene con i maschi. Molte preferiscono andarci piano, ma io... io sono un po', ecco, la Indiana Jones delle ragazze. Cacchio, non ha battuto ciglio. Quei buchi sul sedere non vanno bene. Quella fase l'hai già superata a 12 anni. E non metterti a guardare Popstar sul 3. Non sono ancora una mummia decrepita. E non diventerò certo una madre di famiglia intristita come te. Niente famiglia? No! Voglio calcare il palcoscenico. Sarò una straordinaria, eccitante attrice di teatro. Il teatro è chiuso. Bene. Malte? Il Malte dell'asilo! Mamma mia, avrei perso almeno 40 kg! Sì, sono stato un anno a Bristol. Il mangiare era... Invece a te ti trovo... super sexy? Lo so! Lo conosci quello là? No! È perché non lo conosci che ti manca solo la bava alla bocca? Sì? Che cosa farebbe Paris Hilton per non sembrare noiosa? Giusto. Beh, è stato un incanto parlare un po' dei vecchi tempi con te. E non so quando ti va. Possiamo magari vederci alla spiaggia dei nudisti. Senti un po', chi avrà mai da offrirti? Quello là, eh? Sicurezza? Sì. Ok, da parte mia è per sempre. Ma non voglio figli fino a 30 anni e comunque non più di 7. Eh? Osterk Schneider? No, io non compro mai fiori recisi. Mandi il conto a quello... Ah, li ho ordinati metti in Osterk? Grazie, idiota, mi hai rovinato la sorpresa. Che amore dei fiori. Hai detto a Sam che doveva lasciarmi in pace se non voleva restare con me per sempre. Io volevo risparmiarti un dolore. È andato a letto con un'altra. E allora? Come allora? Non può essere una cosa indifferente. Mamma, c'è... io voglio vivere tutto e non mi interessano quelle prima di me. Me lo dirà lui. Ecco, si è trattato solo di un piccolo malinteso. Doris credeva che il tuo fosse un gioco con me e non trovava carino che tu... Sì, cioè, lo sai. Eh? No. Non vuole parlare della sua prima volta. Accettalo, Lena. Cem Oster, capo del mondo? Cem, sono la prostituta con cui non sei andato a letto. Che vuole da me? Non mi telefoni più! Una semplice conoscente, cioè... Ma quale conoscente? Ma chi lo conosce? Se ci vieni a riavere la
tua carta d'identità, devi passare qui. Mi sono licenziata, lascerò presto questo schifo di posto. E se provi a riattaccare mentre ti sta parlando una signora, giuro che ti strappo le palline e mi ci faccio un paio di orecchini. Dove eravamo? All'argomento di cui non vuoi mai parlare. Dobbiamo sempre parlare. Parlare è una noia infinita. Ok. Fin da te stasera. Ci sto. Sì, ma uno qualunque. Tanto non credo lo seguiremo granché. Abbiamo un appuntamento. È innamorato di me. Se ti amasse davvero ti avrebbe aspettato e tu questo lo sai bene. Cos'è questo fruscio? Prendo un vaso! Ah, è il tuo vestito? Sì, cos'altro doveva essere? Guarda un po', un vaso nuovo. Non è che ha un'aria molto nuova. Vintage. Ah. Vai via di nuovo. Oggi è la mia serata libera. Ognuno ha bisogno del suo spazio. Ciao a tutti! Ciao! Oggi non è giornata. Touch and a chance to make you mine. Oh, once in my life. Deodorante, trucco, biancheria sexy, ho tutto. Arrivo. Ciao. Come va? Bene. Grazie. Ah. Entra pure. Avrà fatto così anche con l'altra. Mi sei mancata. Questo è una specie di nuovo inizio. Ho capito, non mi guardare così. Niente più segreti tra di noi. E tu nel frattempo che cosa hai fatto? Sì, voglio dire, nel periodo in cui non ci siamo parlati. Ho fatto il compito di matematica. 4 punti, è buono, no? E per quanto riguarda le altre materie? Biologia, per esempio. Biologia è tanto che non la faccio. Potremmo parlarne. Ok, parliamone se vuoi. Io intanto vado sotto la tua maglietta, ok? Tutto chiaro, si è esercitato molto bene e non voglio sapere con chi. Us secondo 2, un vero record! Lei non conta niente per lui. Lei non conta niente per lui. Cos'è stato il tuo... No! Non è che per caso hai bisogno di... Di incipriarmi il naso, sì. Eh.
Rose, ristorante, auto. Abbiamo letto un capitolo dalla Montagna Incantata di Thomas Mann. Coniglietta 2. O forse dovresti dire coniglietto 3. Aspetta, che cosa vorresti dire? Com'è andata la tua serata libera? Mamma, è finita la carta igienica! Sì, siamo qui tutti al Cervo d'Oro, Cervo d'Oro. Guarda, ci stiamo divertendo un sacco, sì. Sei ancora lì? Basta mentire, Metin. So bene cosa mi nascondi. Allora lo sai già? Doris, la carta igienica! Arrivo! E poi eravamo lì che stavamo provando a baciarci e... Ecco, di nuovo, devo farla un'altra volta. È psicosomatico, il corpo è lo schermo dei nostri tormenti. Cioè, in realtà ti stomaca. Ma che cosa hai fatto? Senti, qualcuno ha fatto di nuovo sparire la chiave. Puoi fare attenzione che non entri in Metin, per favore? Sta tranquilla, Metin non è in casa. Ciao. Ho messo pausa intanto finché non torni di là in camera. Non credo riuscirò ad emergere da qua. Cacchio. Perché non sei più vergine? Perché? Come fai a sapere che ero... Sì, cioè che non sono... Io ancora vergine? Chi ti ha detto questa cosa? Era così bello pensare che avrei scoperto tutto insieme a te, Cem. Possiamo ancora farlo. Ma non è più lo stesso. Finiamo di vederlo il film. Vattene, sparisci! Vattene via! Coniglietto 2! Eccomi qui! Sono così sollevato che tu lo sappia. Non è stato difficile, hai lasciato delle tracce. Se non venivi a scoprirlo da solo, forse non te l'avrei mai detto, sai? Da quanto va avanti? Non ti bastava quello che avevamo? No, volevo di più. Ah, Axel mi ha dato l'idea, è stato lui! Non pensavo che saresti arrivato a tanto. E perché? Prima o poi lo fanno tutti. Io ho vissuto un periodo in una comune, d'accordo, ma questa cosa è così. Doris, dimmi solamente che a te sta bene. Vorresti il mio consenso? Metin, tu sei malato! Scusa, ma tutti lo chiedono alla propria donna. E mi pare proprio che tu sia l'elemento centrale di questa cosa. Abbiamo degli strofinacci! Mi è capitato di dormire con un'amica, ma la tua collega Gabi non è davvero il mio tipo. Di che stai parlando, scusa? Di queste qui. Di chi sono? Della tua amante. Non ho la forza di parlarne, ma quelle sono di Yagmur. Yagmur? Amante? Ma tu di cosa hai parlato fino adesso? Della mia proposta di matrimonio. Mi vuoi prendere in giro? Allora, prima credi che abbia una amante e adesso ridi della mia proposta. Io, no, scusa, che c'erano così tanti indizi. E poi, scusa, perché dovrei sposarti? È così bello così com'è. Bello così com'è? Cioè, senza obblighi di sorta, è questo? Con la tua cara valigetta sempre pronta per la fuga. Decidi, o mi vuoi tutto o non mi avrai per niente. Con chi sei stato a letto? E tu con chi sei stata? Da quanto va avanti questa storia? Tu non riesci proprio a capirlo, vero? Non so, questa sera magari. Il coniglietto è stato molto cattivo. Te l'ha detto che l'ha già fatto? Sei innamorato. Io non sono innamorato. Io sono turco. La mia relazione mi soddisfa così, perché devo sposarmi? È solo per fare pratica. Tre, tre.